Perché voglio, voglio prendere lezioni allora, da Baffoni. Che cosa ci hai preparato per Napoli-Milan? Partiamo da Zielinski-Elmas, perché mettere a confronto la loro prestazione ci aiuta a capire come dovrà giocare contro il Milan il Napoli, pensando proprio a questo tema del trequartista. Allora, questa è la posizione di Zielinski da trequartista classico, quindi dietro Osimhen, preoccupato soprattutto di marcare l'avversario, di marcare Leiva, tanto che praticamente andando a marcare Leiva di fatto stava sempre addosso a Leiva e quindi non è riuscito mai a attaccare la profondità, e questo alone che io ho messo, questo vale, la sua zona di copertura del campo sempre orizzontale, non trovando mai spazi, essendo spesso marcato da Leiva stessa e spalla alla porta. Invece Elmas ha preso una posizione subito più defilata a destra, disinteressandosi di Leiva e preoccupandosi di attaccare lo spazio, di andare in verticale e avvicinandosi molto di più a Osimhen. Vediamo questa differenza tattica, che non so se è stata una scelta di Elmas, sì, suppongo sostenuta da Spalletti. Andiamo a vedere cosa ha determinato questa scelta. Quindi passiamo dalla copertura a vedere com'è cresciuto il centrocampo con Elmas rispetto a prima con Zielinski. È abbastanza impressionante il numero di giocatori saltati per ogni passaggio da Fabian e soprattutto da Demme, è molto aumentato, e hanno avuto la possibilità di giocare di più in verticale, prendendosi più rischi, dall'8 al 13% Fabian, dal 6 al 9% Demme. Cioè i centrocampisti hanno beneficiato di questo gioco più verticale che ha consentito Elmas. E adesso vi faccio vedere con degli occhi diversi il gol di Fabian, per farvi capire quanto ha inciso nella prestazione del Napoli nell'ultima mezz'ora Elmas. Andiamo a vedere questa azione. È una clip, ce l'avete? Ditemi di sì. Non abbiamo la clip, stiamo aspettando la regia. No, non ancora. No, magari la vediamo dopo. Allora, questa clip non ve la faccio neanche vedere, perché raccontarla non merita. E vi parlo di un'altra cosa, che è l'indice di pericolosità del Napoli e l'indice di pericolosità del Milan. Allora, hanno praticamente, cos'è intanto l'indice di pericolosità? L'indice di pericolosità è calcolato tenendo conto di come si sviluppa ogni azione, quindi quanto si arriva vicino alla porta avversaria, quante opzioni di passaggio ha il rifinitore, quanto tempo il giocatore che deve tirare ha a disposizione per coordinarsi e calciare, quant'è la porta disponibile. Tutti questi parametri determinano la pericolosità di ogni singola azione. Facendo la somma di tutte le azioni viene la pericolosità media di una squadra in una partita. Ebbene, il Milan oggi in questa speciale classifica è prima in classifica. Ecco. 58%. Quindi è la squadra è che più è più pericolosa. Sì, ma il Napoli è lì. Il Napoli è lì. A mezzo punto in meno, 57,5. La terza è l'Inter, la quarta è la Juventus. Prego, Rambo. In modo diverso di attaccare? Cioè, avendo più campo è più pericolosa Milan? Il Napoli è una squadra che gioca sul possesso e quindi tende a far abbassare gli avversari. Il Milan c'è un modo diverso sta di essere più nella sua, no? metà campo e esatto. verticalizza e gioca esatto. nello spazio. Esatto. Ma c'è, allora, c'è un dato interessante. C'è la clip. Allora, partiamo da qui e poi vi dico qual è il dato interessante tra le due squadre nella loro pericolosità. E andiamo a vedere il gol di Fabian con occhi diversi. Allora, fermiamoci qua un attimo. Le zone scure sono le zone di predominio blu, di predominio territoriale. Andiamo avanti, fermiamoci dove vediamo i nomi dei giocatori. Sono le zone di predominio... Siamo avanti, troppo avanti. Non erano già... Vai indietro. I nomi? Ok, qua, fermiamoci qua, dove ci sono i nomi dei giocatori. Ad esempio... Questa fascia qua, che parte dal centro e va verso l'esterno, è la zona di dominio territoriale di Insigne. Ok? Sì. Cioè, se la palla ora arrivasse qua o qua giù, la prenderebbe Insigne. Se arrivasse qua, la prenderebbe il portiere.
Questo è un algoritmo che studia come si muovono i giocatori in campo e la disponibilità, che direzione hanno e la velocità della loro corsa. Mettendo insieme tutti questi parametri, divide a spicchi il campo, 22 spicchi. Ogni giocatore ha la sua zona di predominio. Ad esempio, Osimhen qui sta attaccando in diagonale sul lungolinea. Quindi se la palla gli arriva qua, la prende lui. Se va più interna, la prende il difensore. Ok? Questo per capire cosa stiamo guardando. Guardate dov'è Elmas rispetto a dove era Zielinski. Sta venendo incontro, quindi se la palla gli arrivasse qui, la potrebbe prendere lui. Guardate dov'è Fabian, posizione di partenza del giocatore che poi farà gol. Questi sono i tre giocatori chiave dell'azione. Andiamo avanti. Rachmani alla palla. No, volevo dirti, la perché Elmas è stato determinante, no? Mm-hmm. Perché è andato a capire dove poteva creare superiorità numerica e farsi liberare dalla marcatura di leva. Lì è andata a creare superiorità numerica con Onas, con Osimhen, c'è la cosa, proprio con tre giocatori contro due. Quindi costringe il centrocampista ad accentrarsi e avere più spazio per Elmas andare centralmente. Guardate quanti giocatori della Lazio zona palla. E Elmas, che ha preso la palla venendo incontro, ha scaricato lateralmente, ora riattacca nella profondità, sul campo libero. Difatti adesso si è già orientato verso la porta avversaria e difatti lo spazio per ricevere la palla ora ce l'ha verso la porta e lì gli arriverà il pallone. Nel frattempo, vedete Fabian? Si sta centrando e sta salendo dietro al rimorchio di Elmas, giocatore chiave dell'azione. Guardate già dov'è Insigne, largo dalla parte opposta. Andiamo avanti. Unas attira gli avversari e poi gioca dentro su Elmas. Elmas attacca, entra dentro al campo. Insigne si allarga. Stop. Difesa a 4 della Lazio, l'esterno opposto che viene a chiudere. Insigne invece di venire dentro fa una cosa che, quando io l'ho visto live, ho detto: ma perché va laggiù? Perché non taglia alle spalle? Invece sta largo perché sa che la difesa della Lazio stringe e lascia lo spazio per poter poi puntare, rientrare e fare la sua giocata, ok? Elmas aspetta, fa la cosa giusta, aspetta. Perché aspetta? Perché entrando dentro attira su di sé gli avversari e aumenta la possibilità di giocare fuori. A quel punto poi giocherà esterno e Fabian arriva. Nel frattempo Osimhen tiene bassa la linea difensiva. Vedete dov'è Osimhen? Dà la possibilità, sempre sulla profondità, fa il suo gioco, il suo movimento. Quindi abbiamo possibilità sulla profondità, possibilità sull'ampiezza. Andiamo avanti. La Lazio si accentra, Elmas gioca sull'ampiezza, va Mario Rui in sovrapposizione. È schiacciatissima. Adesso sono 6 giocatori, difensori, centrocampisti, tutti schiacciati in area della Lazio. Guardate com'è raddoppiato internamente Insigne. L'esterno che stava scendendo ha sbagliato il movimento. È entrato dentro, poi a quel punto lì è rimasto imbottigliato. Ma questo movimento di Elmas è quello decisivo. Elmas ha passato la palla, quindi ha fatto prima il corto, si è fatto dare il pallone, ha scaricato, 1-2, si è fatto dare la palla sul lungo, dentro, ha corso, dentro al campo, ha bloccato la difesa avversaria, ha scaricato su Insigne e poi ha continuato la corsa. Perché se lui rimaneva lì, Fabian non sarebbe mai arrivato. Invece lui, e qui si vede bene, ha fatto la corsa a abbassare ancora, a schiacciare ancora la difesa avversaria e ha creato lo spazio per chi? Per Fabian. E a quel punto Insigne, 1, 2, 3 giocatori intorno a sé, ha fatto anche lui la cosa giusta, quella più facile. Perché invece spesso di fare il tiro a giro, la cosa giusta è quella più facile, è quella più semplice. Scolastico, andiamo avanti. Si crea lo spazio, guardate quanto spazio ha Fabian, che di prima la va a mettere. Gol! Gol!
è il lato invisibile del calcio. Esatto, che potete posso trovare che c'era... nel podcast Il calcio non è un gioco con Adriano Bacconi e Massimo tornando all'indice di pericolosità. Le due squadre sono praticamente appaiate come capacità di essere pericolose, ma c'è una differenza sostanziale. Questo dato medio per il Milan è un dato stabile, più o meno questo 58% lo produce ogni partita, mentre questo dato medio per del Napoli è un calcolo tra picchi e down, picchi e down, up and down, up and down. Cioè una squadra che sa creare delle partite pazzesche e poi delle partite dove si dimentica di scendere in campo. Quindi sarà molto importante che in questa partita, sapendo che quello sarà l'indice di pericolosità che avrà il Milan, il Napoli trovi una partita up. E per fare questo, a mio avviso, servirà il 4-3-3. Serviranno dei centrocampisti come ha giocato Elmas, con quella capacità di interpretare il ruolo. Grazie, Adriano. Gennaro, allora velocemente, io resto sempre affascinato da Adriano Bacconi, realmente sulle grafiche, sui dati, sulle percentuali. Io resto basito dalla tua grande una cosa ti vorrei chiedere. Attenzione al però. C'ho un elettrocardiogramma di mio padre da sforzo. Mi potessi controllare i picchi e vedere papà come sta, perché realmente sei più credibile di un dottore, non sto scherzando. Gennaro. Sì, nel frattempo volevo aggiornarvi anche sulla Serie A, perché stasera si gioca Atalanta-Sampdoria e sempre interessa alla vetta. L'Atalanta vince 3-0, quindi si può considerare ancora a ridosso della Juventus. Poi c'era una domanda per Adriano di Piero Maione, che scrive: anche se siamo la miglior difesa delle prime tre, siamo anche il peggior attacco delle prime tre. Non sarebbe più giusto provare a riempire l'area di rigore, magari utilizzando anche la doppia punta nelle prossime partite? Mi rispondi subito dopo Giuseppe Zannone, capelli a testa alta. Giuseppe Zannone, capelli a testa alta. Allora, Adriano, puoi rispondere ai nostri amici? Allegri ha fatto quello che chiedeva il nostro amico, cioè è passato dal 4-3-3 l'ultima partita al 4-4-2, mettendo un altro attaccante al fianco di Vlahovic per cercare di aumentare l'impatto offensivo della squadra e di liberare anche un po' Vlahovic da questa doppia marcatura che sempre gli avversari gli riservano. E io penso che Spalletti non lo farà mai, perché ha una sua identità di gioco, non rinuncia ai due attaccanti esterni, può ruotare il triangolo di centrocampo, ma ha una dinamica di gioco basata sul possesso che ha bisogno di tre centrocampisti centrali. Aggiungo se posso, anche per la caratteristica di Osimhen, perché se gli metti una punta insieme a lui si vanno a scontrarsi, altro che le botte in faccia che giocare da solo. Esatto. Penso a sincronizzarci, andiamo sulla lotta sui dati. I gol che ha fatto l'Inter, però teniamo presente che dite con la Salernitana, col Genoa e col Bologna ha fatto, mi sembra, 15 gol. Cioè anche questi dati, cioè ha vinto 6-0 col Genoa. Stiamo parlando 4... dell'Inter? No, ho detto come gol. Cioè il fatto che il Napoli abbia fatto meno gol numericamente... Ma non in riferimento a. Sì, però secondo me c'è un dato. Adesso ho capito, sì, cosa vuol dire. Voglio dire, non è che è indice di problematica, come ci può fare. Però, perché dipende quanti gol fai contro tutte le squadre. Cioè 6-0 e poi. Vabbè, poi, però poi quella è la media. Però a Maurizio volevo chiederti: non trovi che a questo Napoli non è che gli vogliamo trovare il difetto, ma che potrebbe essere determinante proprio nella lotta finale, che gli esterni facciano qualche gol? Cioè, mi spiego, Politano segna poco. Insigne, il primo gol su azione, ha fatto ieri. Cioè, non trovi che servano anche i gol degli esterni? Sicuramente sì, è vero, non ne hanno fatti tanti, anche se nel gioco di Spalletti sono giocatori fondamentali, perché il movimento che fanno i due esterni venendo dentro al campo è un movimento studiato per creare delle difficoltà agli avversari. Certo, certi meccanismi dipendono molto anche da come gioca, da come interpreta il suo ruolo la prima punta, Osimhen. E torniamo al discorso di prima, la punta esce, viene incontro, crea libero uno spazio e l'esterno si può infilare e ha le possibilità per tirare. Vedo che questo... Non è il gioco di Spalletti, cosa fa nel suo 4-2-3-1?
cerca di tenere gli esterni larghi per far fare delle scelte agli avversari. I terzini vanno a marcare lui? Bene, rimangono i due con Osimhen. Osimhen con i due, se lo prende in velocità, se li mangia tutti, e gli inserimenti dei centrocampisti diventano determinanti. Però se devi fare se li lasci nell'uno contro uno agli esterni del Napoli, ti saltano sempre e fanno superiorità numerica. Però se gli esterni devono fare qualche gol in più, Rambo, devono avere gli spazi. Se sono a 40 metri dalla porta diventa difficile. Io ricordo che quando il Napoli giocava col 4-3-3 con Sarri, i due esterni facevano molti più gol. È un altro gioco. Scusate, l'anno scorso Zielinski da trequartista ha fatto parecchi gol quando usciva Osimhen e lui si buttava dietro le sue spalle. Io me le ricordo benissimo. Ma infatti partire dal tema di Renica per lanciare l'istanto qui. Deve giocare Zielinski contro il Milan, deve fare di nuovo il marcatore tra i mediani avversari, cioè 4-3-3. Oppure deve giocare col 4-3-3 magari mascherato, rinunciando a Zielinski. Ma anche per essere imprevedibili alle volte, no? Perché, allora aspetta, lanciamolo subito anche, no? Instant Quiz targato Igiene Urbana Evolution. Scaricate in questo momento l'app del bello del calcio, non solo per rimanere informati, ma soprattutto per rispondere adesso all'Instant Quiz. Quindi profilatevi, scrivete nome, cognome, indirizzo email, entrate nel mondo del bello del calcio e rispondete a questa domanda. Gennaro, sei pronto? Sì, è già partita. 14 minuti per votare. È già partita la notifica sui vostri smartphone, quindi potete votare Zielinski o Elmas, chi schierereste contro il Milan domenica prossima. Che poi diventa anche una questione di filosofia di gioco, evidentemente, esatto, no? Il filo è molto sottile, perché il Napoli è 4-2-3-1, però se va a vedere in tante fasi di gioco si gioca 4-3-3 sempre. Certo. Cosa che è successa anche ieri. Ecco, ma a te che ti piace di più? L'ipotesi Zielinski, come diciamo tradizionale, o la variante Elmas? A me piace molto Zielinski, però mi rendo conto che sta giocando al di sotto delle sue possibilità. Se Elmas sta meglio in questo momento, deve giocare chi garantisce più movimento e più dinamismo. Diamogli un'altra possibilità. Ecco. No, e soprattutto in considerazione del fatto che il Milan gioca un calcio diverso. Scusa Massimo, i giocatori reagiscono su queste partite, ne avrà fatta una magari non... a Barcellona, per esempio Zielinski è stato spettacolare, ha fatto un gol bellissimo. Quindi secondo me questi giocatori qua, dopo che hanno fatto una prestazione che sanno anche loro, secondo me fa una grande prestazione se lo mette in campo. Giocare anche su questi aspetti è molto importante. Il caso l'hai avuto anche con Insigne, no? È uscito col Barcellona e domenica è stato il migliore in campo. Beh, lì è stata una grande prestazione quella di ieri. È un caso, mi veniva in mente ascoltando le parole di Alessandro, è un caso che con Anguissa migliorino sia Zielinski che Fabian Ruiz. Beh, è un caso? Domanda, una bella domanda. Anguissa è un giocatore che ha palleggio fisico, ma capacità forse più di tutti i centrocampisti del Napoli di giocare in verticale, di accelerare dentro al campo, e questo permette al Napoli naturalmente di avere più dinamismo, e quindi poi tutti i giocatori ne traggono beneficio. Ne trae beneficio Osimhen, ne trae beneficio Zielinski. Perché no? Nel senso che l'Anguissa, l'ultimo, secondo me tocca troppi palloni, troppi tocchi. Invece quello che verticalizza secondo me di più di tutti, ribadisco, è Lobotka. Sì, però io vorrei dire anche che noi ci siamo un po' dimenticati. Lobotka gioca all'orizzontale, è bravo a rientrare, tornare sul, cioè il Napoli, la palla, il Napoli con Anguissa, e Fabian Ruiz era un gran Napoli, perché adesso sono passati. Il Napoli con Anguissa in mezzo al campo insieme a Fabian Ruiz era un gran Napoli, fantastico. Era quello che ha vinto l'inizio. Ale, vogliamo vedere i numeri di quest'anno, del 2022, del Napoli, la classifica abbiamo? Vai, prima su Anguissa, poi faccio vedere la classifica. In un calcio dove avete visto che ci sono molti uno contro uno e dove vincere i contrasti è fondamentale, Anguissa i contrasti li vince quasi tutti, quindi ti dà nella fase di non possesso un equilibrio maggiore, perché poi recupera un sacco di palle e lascia più tranquilli anche gli altri di poter più. È molto bravo nell'uno contro uno. Nel calcio ci vogliono i giocatori che sono in grado di saltare l'uomo primo controllo, perché se noi andiamo a vedere quello che succede in Spagna, quello che succede
in Francia al Paris Saint-Germain, vedevo il Paris Saint-Germain ieri, ha dei giocatori che sul primo controllo saltano il primo uomo sempre. Noi vediamo tanti giocatori che non sono in grado di saltare il primo avversario. E allora cosa fanno? Passano la palla indietro. A quel punto perdi il tempo di gioco, l'avversario si è già sistemato e fai fatica a creare. Una gran cosa, nel senso che io condivido appieno, perché è una delle differenze che noi notiamo quando andiamo a giocare con gli avversari all'estero. Certo. Perché non è solo una questione di corsa e di intensità, ma è di tecnica. Cioè, anche Lazio-Porto, no? Non prendo l'esempio del Barcellona che potrebbe essere troppo facile per la loro tradizione. La Lazio teoricamente era superiore al Porto, ma al Porto non c'era un giocatore che non sapeva giocare a pallone, cioè tutti bravissimi. Perché dici che teoricamente? Cioè, la Lazio ha fatto bene magari un tempo nella continuità della partita, poi è venuto fuori il palleggio la superiorità non è chiaro, ma nel calcio è questo. Io ho fatto un errore clamoroso ieri sera alle 17:30 mi sono messo a vedere Liverpool-Chelsea. Poi ho cambiato canale e sono andato a vedere Spezia-Roma. Mi sembravano due sport diversi. Scusate la parentesi, prego. Meno male che poi è arrivata Napoli-Lazio-Napoli. Ecco qua. Allora, il 2022, la classifica è così composta. Gennaro? Sì, come ricordava anche prima Maurizio, nel 2022 otto le gare giocate. Ovviamente ci sono quegli asterischi che pesano. Tra l'altro l'Atalanta tra un quarto d'ora ne avrà 9, come l'Inter, ma anche l'Atalanta deve recuperare ancora un'altra. Comunque è chiaro il divario che c'è tra le primissime e, cosa curiosa, il Napoli deve affrontare anche il Verona fuori casa nelle prossime settimane, quindi è un avversario da temere. La Juve e il Milan subito dietro comunque completano la classifica. Posso dire una cosa? Vediamo anche i prossimi turni, sì. Che ha fatto 16 punti, eccetera, e tutti parlano del Verona. Stando sull'indice di pericolosità, la squadra che non ha l'indice di pericolosità più alto, l'abbiamo già detto, ce l'ha il Milan, oggi poi il Napoli, eccetera, ma che ha l'indice di pericolosità più stabile, quindi che ha una costanza di prestazione sempre coerente col suo gioco, è il Verona, più alta di tutti. Senti Adriano, tu però hai algoritmi, io e Ciccio abbiamo ancora i foglietti, e lui ha preso gli appunti. Questo è il mio computer. No, ecco, corno, sono i suoi algoritmi, per favore Ciccio, che cosa hai tirato fuori dal... No, queste sono le prossime 11 partite delle prime 4. Perché c'è Napoli? E chi può essere favorito tra le prime 4? Ah, e beh, diccelo. Beh, anche noi. Il Napoli è l'unica che giocherà 11 partite e basta. Tutte le altre squadre avranno da giocare 2, 3, 4, se no addirittura 5 partite in più. Guarda che ti sta facendo la foto dei tuoi fogli, Adriano, perché così poi dopo li tramuta in algoritmi. Ho digitalizzato. Ma infatti... Allora, per Napoli-Milan, adesso non è che uno vuole inventarsele tutte, però in proiezione di questa partita di domenica, per esempio il Milan ha... una Ibra, rientro o no? No, a parte Ibra, ha il derby di Coppa Italia, che non è una partita... No, non è una passeggiata. Non solo, perché il Milan la deve giocare, a parte che la giocherebbe a prescindere, però... Comunque vincere la Coppa Italia rimarrebbe comunque un qualcosa che tu dici, vabbè, la stagione non ho vinto il campionato, sono arrivato secondo, certo, ho vinto la Coppa Italia. Finale. No? E non solo, se lo perdi il derby, cioè anche da un punto di vista psicologico, cioè quindi veramente il Napoli, che invece di riprendere la preparazione mercoledì, che si è riposato e concentrato, ecco, anche questi elementi a mio avviso contano. La strada è bella lunga, Max, il recupero di alcuni calciatori importanti, Lobotka e anche Sa. Quindi il Napoli secondo me tra le prime quattro è quella che ha qualche favore in più dal calendario. Dal calendario, anche se, Maurizio? Anche se il calendario non è calendario semplicissimo. Non è semplice. Infatti, il calendario non è semplice per il Napoli, trova tutte squadre fisiche, il Verona, l'Udinese, l'Atalanta, tutte squadre fisiche che difendono in maniera aggressiva. La Fiorentina è quella che ti concede di più dal punto di vista difensivo, è una squadra spregiudicata che gioca molto avanti ma che non ha tantissimo equilibrio quando difende. La Roma, diciamo che è una squadra in questo momento di cui non riesce a capire come sia girata, no? Sì. E la Roma fa delle partite dove tu vedi mezz'ora di disastro, proprio che non riescono a fare due passaggi, eccetera, e poi hanno 10 minuti importanti. Mi fai vedere, non so se faccio una domanda, è perché
Mentre scorreva giustamente il calendario Maurizio del Napoli, sì, io ci ho trovato un piccolo vantaggio, però lo vorrei confrontare con le altre e non me lo ricordo. E cioè allora, di giocare le ultime due con due squadre che potrebbero essere, forse, non dico retrocesse, ma che potrebbero non aver più nulla da dire al campionato. Il Napoli c'è il Genoa in casa e lo Spezia fuori nelle ultime due. Genoa e Spezia. E beh, ragazzi, per come la classifica, Genoa e Spezia non è che... Cioè, devono vincere pure loro quasi tutte per salvarsi. Ma le stelline sono l'indice di difficoltà? Sì. Sì. Io metterei tutti e cinque, cinque a tutti, così. Ecco, tutte difficili, tutte sullo stesso piano. Tutte e cinque. Come giocarsi con voglio dire, l'Udinese in questo momento, se la deve giocare ogni punto, vale doppio. Sì, però è meglio quando arrivi alla fine, è chiaro che Genova e Spezia, glielo auguriamo, cioè adesso non è che... Però potrebbero non avere più quel mordente, perché ormai le sorti sono definite. È vero, però è un discorso teorico, solamente teorico, perché la storia del calcio è piena di episodi che hanno dimostrato il contrario, da quel Roma-Lecce famosissimo degli anni 80. Basta andare a vedere adesso l'Empoli che vince. Insomma, è l'eccezione che conferma la regola. Ce l'abbiamo l'anno scorso col Verona. Ma Sassuolo che vince a Milano, che vince a Torino. È pieno di episodi. Per quello bisogna mettere 5 stelline a tutti. Esatto. Io in questo periodo eviterei gli aerei, perché mi hanno fatto una certa impressione in questo momento. Se potete togliere gli aerei... È in casa e fuori casa. Mettiamoci il treno, Forse è meglio, capito? Allora, intanto che continuiamo a parlare della corsa scudetto, andiamo a... Calendario per Massimo, possiamo vederlo dalla regia o dal mio anche computer, lo segnalo alla regia. Abbiamo tutte le ultime 11 partite a disposizione delle tre sfidanti. Quindi, ovviamente ricordando che l'Inter ha sempre questo asterisco. Atalanta, Sassuolo, Cagliari, Sampdoria, Genova, Spezia. Quella... È interessante, interessante. È meglio giocare con una squadra retrocessa o con una già salva? Io credo la domanda marzulliana che veramente ci vuole la sfera di cristallo. Però insomma è un indizio. Stava rispondendo, poi ci ha pensato un attimo, ha detto no, perché l'anno scorso il Verona qua era già salva. Secondo voi questa sedia per chi è? Renica. Subito. Tocca a me. Renica. Vai. Renica. Ah, vabbè, abbiamo assistito in studio che lo scrive. Alessandro Renica qui al centro. Tanto atteso dai nostri tifosi, perché in settimana abbiamo inserito la tua fotografia sui social del Bello del Calcio e i nostri amici tifosi ti hanno fatto delle domande. Vorrei chiedere ad Alessandro Renica questo, due punti. Tra l'altro il primo, che è Salvatore Baio, abbiamo anche qui in studio, che è lui. E ti fa questa domanda. Riuscirà? Che c'è? Non siamo d'accordo sulla risposta. Come siete d'accordo? No, sulla risposta noi non siamo d'accordo. Già prima. Da te non me lo aspettavo. E mi hanno coinvolto. No, sì, okay. sono stato squadra con... Loro non iniziano se non chiamiamo la sigla. Sigla di Alessandro Renica. Salvatore Baio quindi ti scrive. Okay. Siamo pronti? Via. Riuscirà a gestire questa squadra la tensione per la corsa finale? Per me sì, perché è matura, è una squadra che da tanti anni giocano insieme, hanno già vissuto dei momenti simili e sanno benissimo che non è il caso di esaltarsi troppo e di non rimanere concentrati partita dopo partita, e quindi è matura proprio per vincere qualcosa di importante. Ti basta? Va bene. Poi, allora, Federico Cosentino ti chiede, per sfruttare al meglio le qualità di Osimhen, non sarebbe meglio affiancargli una seconda punta? Che lo stavamo dicendo prima, no? Ma questo dipende anche dallo stato di forma dei giocatori, dal tipo di partita, dal tipo di avversari. Io mi fido di Spalletti. Vabbè, però Ale ti devi rispondere, voglio sapere da te, no, non da Spalletti, perché poi vedono le partite. Io qualche volta, se gli mettessero vicino Mertens, piacerebbe vedere giocare insieme. Anche perché sono due grandi realizzatori con delle caratteristiche diverse, quindi potrebbero anche essere complementari. Qualche volta trequartista l'ha messo Mertens dietro Osimhen, è una soluzione. Perché poi Mertens può fare anche. A te piacerebbe vederlo, no, comunque? Perché... Come? Con Mertens con una doppia punta? Sì, non lo vedo in questa squadra, però appunto sotto in punta Mertens può giocarci, e poi lui ha la capacità di buttarsi negli spazi, anche
andando al rimorchio di Osimhen, però la vedo più una soluzione complicato. In corsa che una, no, ma poi Mertens sa fare tutto, che è un'idea di partenza. L'esempio è che Mertens è un giocatore intelligente, quindi si adatta a Osimhen, non esatto. va a occupare gli spazi. Se metti Petagna e Osimhen fanno a capocciate dall'inizio alla fine tra di loro, tra di loro, no, come la Guinness dei pezzi di partita. No, scherzo, no, caratteristiche. In alcuni pezzi di partita non si può. Ma che poi dobbiamo dare anche l'instant quiz. Salvatore Pocio, quanto potere serve per vincere lo scudetto, potere virgolettato? Ma io la penso un po' come Rambaudi, cioè dovessi non pensare a questo, non guardare più il calcio, e devo dire che è anche pericoloso per il Napoli stesso, per i giocatori, pensare a questo. Devono rimanere dritti sul loro obiettivo e concentrarsi solo su quello. Adesso ti farò una domanda da ex giocatore. Cosa si pensa nello spogliatoio dopo una vittoria come quella di ieri sera? Pietro Santoro. Ma sicuramente l'autostima va a mille. Infatti è arrivato quel gol di Fabian Ruiz, è veramente come una medicina. E penso che domenica col Milan vedremo un grande Napoli, e sperando che possa superare il Milan, ma sarà importante, ecco, non compiere passi falsi. Vabbè, nello quindi, spogliatoio in quel caso secondo te cosa si è detto? Insomma, c'è stato poi un leader, anche qualcuno che comunque sta trascinando, lo sanno, no? Che cioè, ma, si sente e si avverte anche nello spogliatoio questo potere, insomma, e questa vicinanza allo scudetto. Oppure rimangono con i piedi per terra? Rimangono con i piedi per terra, perché tu la vicinanza allo scudetto ce l'hai l'ultima giornata se magari hai 4 punti più dell'avversario. Quindi secondo me questo è il ragionamento che bisogna fare. Almeno io quando ai miei tempi pensavo così. Non ho mai pensato che eravamo pronti a vincere lo scudetto finché la matematica non ci ha detto l'avete vinto. Sai cosa ha fatto Spalletti? La cosa migliore o una cosa positiva che ha fatto? Gli ha dato 2 giorni di riposo. Di riposo. E questa è una scelta secondo me azzeccatissima, proprio per la vittoria che ha ottenuto, per staccare un attimino, per non consumare tante energie psicofisiche nel vederti solamente. Ale, anche per te la domanda sugli arbitri. Raio ti chiede: hai il timore che ora le milanesi possono condizionare la corsa scudetto con giochetti arbitrali? Onestamente no. Anche perché onestamente anche il Milan non è che ha subito meno danni del Napoli, se vediamo da questo punto di vista qua. Cioè, voglio dire, il gol con l'Udinese di mano, l'episodio col Verona. Insomma, mi sembra che questi arbitri, come diceva Massimo, non sono male. Proprio il massimo in questo periodo, scusa il gioco di parole. Siano proprio degli arbitri, diciamo un gruppo non proprio all'altezza. Ne vedo tanti non all'altezza, purtroppo. Voi scudettati, il calendario delle ultime partite lo guardavate oppure era vietato farlo? Matteo Monetta. Non parlavano di altro. Parlavano di altro? Non parlavano di altro. Ma guarda, non è cambiato niente, si pensa partita dopo partita, quindi pensavi all'avversario che poteva essere l'Empoli o poteva essere il Milan, ma... Quindi non guardavate tutto il calendario? Insomma. No, guardavamo di vincere in settimana contro quell'avversario. E secondo me, mentalmente, non scherzavo, il 5 stelline significa che devi pensare di giocare sempre contro, tra virgolette, la Juventus. E quindi poi, ma questa squadra qua, scusa, aggiungo una piccola cosa, da gennaio dell'anno scorso, che ha iniziato su 17 partite, ne ha vinte 15 e ne ha pareggiata una e poi dopo si è ripreso con un filo, questa squadra qua è in grado di farlo questo, di far questo, speriamo che ci riesca. Senti, c'è una domanda da un tifoso particolare che dice: ricordo che hai dei ristoranti preferiti che frequentavi quando stavi qui, qual è il tuo preferito? Mette pubblicità. Galleria Leone. No, allora, no, Galleria quando Leone... presentavo, quando venivo, quando allora, non esisteva Galleria ai miei Leone. Tempi il mio preferito, perché era una casa, era il Sarago, ecco. E poi dopo c'era a Posillipo, come la, si chiama? La sacrestia. La sacrestia era. Comunque, questo tipo era Bolide. Capisco i gusti, mi piace anche a me mangiare, però devo dirti una cosa, so che il tuo preferito adesso è Galleria Leone, ma nei mesi hai accumulato dei conti non pagati di quasi 900 euro. È giunto il momento di cacciare la cosa in onda. Eh sì, dobbiamo pagare, sì. Dobbiamo pagare? Sì, dobbiamo pagare, sì. Facciamo un applauso al pagamento. Andiamo a pagare, Adriano. Più protagonista.
protagonisti i nostri amici tifosi, quindi continuate anche a seguire le nostre pagine social, perché settimana prossima inseriremo un altro qui all'interno dello studio, esatto. Uno a caso. Come si dice, ecco, sotto a chi tocca. Ecco. Però i tifosi, Gennaro. Però i tifosi non si sono fatti convincere da voi, hanno votato il nostro Instant Quiz in tantissimi e vi ringraziamo sulla nostra app Il Bello del Calcio. Fontel con il 76% di preferenze vince Piotr Zielinski per la partita contro il Milan. Ricordiamo, la questione era Zielinski o Elmas, chi schierereste dal primo minuto contro il Milan? Vince Piotr Zielinski. Volevo... Io però li capisco i tifosi, perché qui noi facciamo tutte giustamente tattiche queste, però Zielinski ti ispira la giocata, il gol. Elmas, certo. Diciamo. No, però siamo abbastanza tutti d'accordo. Il problema è se deve giocare di nuovo trequartista o se deve giocare mezzala in un 4-3-3. Certo, certo, no, ci mancherebbe, però. E questo è il vero dilemma. Non volevo dare una giustificazione ai tifosi, però è così, insomma, tra chi ti esalta con una giocata e chi magari è più utile all'interno di un'economia di una squadra, pensi più al giocatore. Prima di fare un ultimo giro proprio sulla partita Napoli-Milan, allora noi abbiamo delle grafiche in realtà da far vedere, sì. Perché ci sono, c'è appunto Spalletti, no? Anche sì, con le lacrime. Spalletti che alla fine della partita si è rivolto, certo. Ha fatto un segno della croce e si è rivolto al cielo, era commosso e tutti hanno pensato, chissà Spalletti cosa stava pensando. E tu lo sai? Sì, questo qua. Cioè? Meno male che ci siamo venuti ai sai. Era questo quello. Il vero pensiero, non erano lacrime di commozione. No, assolutamente, perché vedendolo negli ultimi minuti come ha giocato ha tirato un sospiro di sollievo. Poi c'è un'altra, che il nostro presidente De Laurentiis, sì. Già si era avviato lui, infatti, voi i primi, io sono in cima, già m'ero avviato. E quindi siamo in cima e ci stiamo, quindi è una bella cosa. Bene, e bene, allora? Bel paesaggio. Allora, Maurizio, se tu dovessi dare un consiglio, ammesso che ne abbia bisogno naturalmente, scherzosamente, a Spalletti, cosa gli diresti a proposito della gara di sabato? Cosa deve temere del Milan secondo te? Le insidie. Milan è una squadra molto veloce nel ribaltare il campo, è una squadra che attacca alla profondità con dei giocatori tecnici, non bisogna dargli molta profondità e bisogna avere il predominio in mezzo al campo, quindi... Io la penso un po' come Bacconi, giocherei con tre centrocampisti per avere 4-5-1 quando la palla ce l'hanno gli altri, quindi chiudere bene le fasce con i raddoppi e avere tre giocatori in mezzo. Roberto, invece a te chiedo, sempre in proiezione del Milan, cosa temi di più? L'asse Teao? Sì, il Teao. Leao, Teo Hernandez? Teao funziona. Oppure, non so, il trequartista Ibrahim Diaz tra le linee? Io temo di più Tonali. Perché Tonali è un giocatore che adesso sta facendo, le partite che ho visto, sta facendo veramente quel qualcosa in più. Riesce a fare gli strappi anche portando palla al piede, superare l'avversario. Per me sta facendo molto bene Tonali. Invece Alessandro, te che cosa, dove può far male il Napoli al Milan? Intanto il Milan non mi sembra più il Milan di inizio campionato, eh. Io sto vedendo le ultime partite e onestamente mi sembra la frase del Barcellona, non è più il Barcellona. No, scusa, no, perché... no, ma ma questo per dire che dopo ogni partita ha una storia, ecco. A sé, questo, però è chiaro che siamo qua per dire anche la nostra, certo. non è più il Milan di prima, che gli riusciva tutto, che giocava intenso, che era imprevedibile, che cambiava continuamente le posizioni, non li prendevi mai. È un Milan abbastanza claudicante da un certo punto di vista qua. Da questo punto di vista qua prende molti gol, ha preso con la Salernitana e anche domenica, anche la partita con l'Udinese ha lasciato parecchie occasioni all'Udinese. Ma però, se fossi io il Napoli, personalmente farei la mia partita senza preoccuparmi di loro, anche perché poi alla fine sono quelle le sfide, vabbè, Teo Hernandez e Leao, e noi con i nostri giocatori, cioè quelle, quindi io penserei a proporre Di Lorenzo da questa parte, come diceva Di Lorenzo, come diceva Ramo, Di Lorenzo Politano, ecco. Prenderei in mano il pallino del gioco e farei la mia partita senza pensare al Milan. Rambo, scusami, Bacco. Allora, dico questo, uscire col Barcellona è stato positivo per il Napoli, perché vuol dire togliersi l'Europa League e pensare al campionato. Vincere con la Lazio
e vincere in questo modo è stato fantastico dal punto di vista degli stimoli, per cui secondo me i risultati aiutano il Napoli ad arrivare bene a questa partita, però in entrambe le partite non si è visto il vero Napoli. Il Napoli che col possesso palle, la sua identità nel gioco, domina le partite e non fa tirare in porta gli avversari perché ha sempre la palla. Deve ritrovare la sua identità, il Napoli. A mio avviso col Milan sarà fondamentale, perché sì, il Milan ha delle verticalizzazioni, ha delle accelerazioni che se gli lasci spazio e campo ti uccidono. Il Napoli deve avere pazienza, deve tenere la palla, deve riconquistare fiducia nel possesso palla. È con quello che è arrivato dove è arrivato. No, da lì rientrerà Lobotka, poi presto rientrerà Anguissa. Da lì deve ripartire il Napoli. Anche i due centrali devono avere più tranquillità. I due terzini non devono cercare subito la punta. Deve avere più pazienza. Quel carattere di cui diceva Luciano Spalletti nel post partita, lo vedremo? Io non so che cosa sia questo carattere. Se è quello di prendere un gol e reagire, sì, se è reazione, sì, ma io credo che il Napoli non abbia bisogno di carattere. Il Napoli deve uscire, deve andare in campo con la leggerezza, non deve pensare che serve il risultato, non deve sentire l'ansia, non deve sentire tutto il carico di questa partita. Giocare come sa giocare, con leggerezza, e recuperando la botta dal centrocampo può essere. Allora, può fare. Diciamo, lo diciamo prima, c'è tutta la settimana, tutta. Certo. Possiamo dire che chiaramente vincere, la vittoria e la sconfitta sono, diciamo, i due estremi che determinano tanto. Possiamo dire, Ciccio, però, che questa partita intanto è importante non perderla. Cioè, sì, poi dipende dall'Inter, però voi. No, sì, però voi a me non mi avete dato retta quando ve lo dicevo a gennaio che la lotta allo scudetto era a tre e non era una sola, perché l'Inter dicevano che aveva vinto tutti. Se non perde, esatto, e non vince, torna ancora più buona la Juve. Esatto, questo voglio dire. Attenzione. Però non considerate il fatto che venne fuori il Pistocchi due mesi fa, che non ci credeva nessuno. Non ci credeva nessuno, ti ricordi? Diceva che la Juve piano piano. Io però vorrei. Juventus per tradizione. Stanno giocando tutti per la Juve in questo ultimo periodo. Stanno giocando tutti per la Juve. Speriamo che Milan e Inter giochino, che vanno a supplementari, che fanno i calci di rigori, che sono stanchi. Che sappiamo l'albergo del Milan, andiamo sotto all'albergo a Fuoburdel per farli dormire. Martedì non è possibile. Giochiamo sforzo. Entriamo nel mondo farina e parliamo di un ospite eccezionale, ovvero stiamo parlando della che bella che è, l'abbiamo qui nello studio. Allora, terminiamo con il riassunto finale di General Paia? Sì, vai. veloce, andiamo sui social perché si è scatenato di tutto tra ieri sera e oggi. Questa è la fotografia di questa mattina sul lungomare. Ecco. Questa è una foto estrapolata dalla salsaletto di Ciccio Marolda, l'abbiamo messa sul lungomare. Se conoscete un po' il trend dell'ultimo periodo su TikTok, del povero gabbiano, questo è il povero aquilotto che ha perduto la partita. Io come lui, scrive una tifosa del Napoli, il bambino in basso, non so se lo riuscite a vedere, questa è l'espressione dopo la rete di Fabian, e soprattutto non so se avete notato, ma dopo il gol di Fabian Sarri è tornato subito in panchina per scrivere qualcosa sul taccuino. Allora qualche tifoso ha immaginato che prendesse ordinazioni, per me una boscaiola, grazie. Chiudo. Lo stesso taccuino. Esatto, chiudo con una delle scene più belle del finale di partita, quella di Matteo Politano, che è stato travolto così dall'affetto dei tifosi, si è catapultato tra i tifosi che erano presenti all'Olimpio. Ci auguriamo che una scena del genere possa essere ripetuta anche domenica sera. Bene. Siamo addirittura d'arrivo. Allora, vedo l'ora che arriva lunedì. Ricordiamo, ecco, gli appuntamenti. Lunedì prossimo il Bello del Calcio torna puntualissimo alle 20:40, ma giocheremo d'anticipo giovedì, quindi in settimana, attenzione, guardate tutto il palinsesto di Canale 8, naturalmente giovedì giocheremo d'anticipo questa grandissima partita, definita la partita della verità, quindi Napoli-Milan alle 20:50, e poi lunedì mattina trovate me con una grande squadra, anche con Gennaro Arpaia, al Mattino Football Team, mentre il calcio non è in gioco. Vero? Ci siete sempre? Il gioco domattina a mezzogiorno. Esatto, il podcast dove ci sono tutte queste... Su Spotify.
Ecco. Spotify. Invece ringrazio e saluto Smart Showroom che mi ha vestito questa sera qui al Bello del Calcio, Aurelio Baiano con tutti i suoi gioielli, e noi andiamo a Galleria Leone perché è il nostro ristorante di riferimento. Grazie a Maurizio Vittocchi, grazie a Roberto Rambaudi, grazie a Alessandro Renica, Adriano Bacconi, Alessandro Bolide.